Ciao a voi, iscrivetevi al suo canale. Bella ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono Worry e oggi sono tornato con un video speciale. Mi scuso per questa assenza che ormai è di quasi un mese, ma in quest'ultimo mese sono stato veramente impegnato con il titolo che avete letto sopra, ovvero ho fatto la circoncisione. Quindi in questo video vi farò vedere anche le spezzettoni dell'operazione che ho fatto. Quindi voglio fare un bel video completo per fare in modo di essere, diciamo, un piccolo pilastro riguardo la circoncisione su YouTube Italia. Quindi voglio raccontare per bene e farvi stare tranquilli, voglio farvi veramente tranquillizzare perché è un'operazione delicata. Ho spostato la cam, vi chiedo scusa. È un'operazione delicata al pene, che è veramente una stupidaggine in realtà, tranne per un po' di fattori che ora vi andrò a spiegare. Allora, ho fatto questa operazione all'incirca 15 giorni fa. Il fattore principale che vi rovinerà tutto quanto sarà l'ansia. Perché operarsi di circoncisione? Perché mi sono circonciso? Ci sono tantissimi modi, cioè per religione, per fimosi, per piacere proprio. Io mi sono fatto per fimosi. Che cos'è la fimosi? O fimosi, non so come si pronuncia bene. La fimosi è un restringimento del prepuzio, ovvero della pelle. C'è una pelle in eccesso. Come ho fatto prima un esempio, però ho cancellato il video. Mettiamo caso che questo sia il pene. Ora vi faccio vedere la mia sigaretta elettronica per farvi un esempio veloce. Ok, il pene normalmente è così. Non posso farvi vedere foto perché altrimenti mi bannano. Il pene normalmente è così. Se la fimosi, diciamo che si trova un punto in più. Ecco, un restringimento, quindi un eccesso di pelle in più che vi mette difficoltà a scoprire il glande in erezione o non in erezione. Io avevo questo problema qui, ovvero che la pelle in eccesso era troppa e non riuscivo a scoprire il glande in erezione. C'è chi non riesce a scoprire il glande nemmeno a pene molle e c'è chi non riesce a scoprirla con l'erezione. Quindi quando avevo il pene eretto riuscivo a masturbarmi sì, ma senza scoprire il glande. È la stessa cosa. E questa cosa qui creava difficoltà durante i rapporti sia di autoerotismo, quindi masturbazione propria, sia con i rapporti sessuali. Creava fastidio e quindi ho detto va bene, cerchiamo di informarci un pochino e vediamo se è necessario fare l'operazione o meno. È importantissimo. Consultate sempre il medico di famiglia. Se avete dubbi, se potete avere fimosi, eccetera, un controllo di famiglia con il dottore. Gli dite, senza vergognarvi, dottore, vai proprio, dottore, mi guardi l'uccellino, mi dici se va tutto bene. E il dottore vi dirà se per appunto avete frenulo breve o fimosi, quello che cazzo è. Io avevo il frenulo breve e la fimosi, quindi era utile e consigliato effettuare l'operazione. Quindi ho fatto un po' di analisi, un po' di esami. E non è nulla di grave. Puoi anche benissimo non operarti. Questa cosa qui ci tengo a precisarla. Potete benissimo vivere con il pene così, non vi obbliga nessuno. Potete comunque fare sesso, potete fare tutto quello che vi pare, però fare la circoncisione vi porta a maggiore igiene. E questa cosa qui è una cosa che è vera. Quindi avete il glande scoperto, non vi si va, diciamo, con la chiusura positare sporcizie, cose, insomma. Quindi è migliore. Il pene è inodore e questa cosa non è da sottovalutare. Adesso non vorrei, se mi sbaglio correggetemi nei commenti, ma apriamo un piccolo dialogo. Il pene sarà inodore, quindi non ci sarà puzza. E questa cosa qui magari dite vabbè sti cazzi, cioè a me l'odore del sottopalla mi fa impazzire. E magari a qualcuno dice, alle ragazze magari dicono no, me preferisco un pene che non puzzi. E questo è il caso. Per i rapporti sessuali godi di più, nel senso è più piacevole e fa più piacere anche le ragazze. Diciamo che ha solo fattori positivi, ok? Sto morendo dentro. Sto per operarmi. Missione fatta. Non ho sentito nulla. Mi sono svegliato. Che proprio non ho sentito nulla. Quindi anestesia 100 su 100. È vero che non ho sentito un cazzo. E l'infermiera è una gran figa. E questo non aiuta l'operazione. Sotto non sento niente di strano. Sento che c'è qualcosa. C'è qualcosa che non va, oh. Però niente di fastidioso, doloroso. Primo giorno dopo l'intervento ho avuto dolore, un po' di dolore, ed è una sensazione strana, molto strana, non so che cazzo sia. Il pene deve star sempre eretto e dormire è diventato uno sport. Dolore non ne sento adesso, diciamo che lo sento quando faccio delle manovre un po' sbagliate. Bene ragazzi, sono passati 10 giorni dall'operazione, come sto? Sto abbastanza bene, il pipo si era ingonfiato parecchio e mi hanno detto che è una cosa normale, domani devo farmi vedere dal dottore e del resto sta guarendo piano piano, sta dando meno fastidio sulle mutande e nulla. È pesante dopo 10-12 giorni,
non potersi masturbare. Pensavo fosse molto più semplice, invece mi sta creando veramente tanto, tanto stress. L'operazione, ragazzi, è una vera e propria stupidaggine. Quindi ve lo voglio tranquillizzarvi, ragazzi, perché soffro di ansia, mi cacavo in mano. Quindi scherzavo con i dottori dicendomi: è stato bello conoscervi, per dirvi. L'anestesia è una vera e propria cagata, quindi voglio tranquillizzarvi su questo. Non sentite praticamente nulla. Vi fanno l'anestesia locale, quindi fanno una piccola puntura. A me avevano fatto una piccola puntura. Questa è l'unica cosa che ha fatto un po' male. Un pochino male, lo ammetto. Ma è una questione di 20 secondi, quindi non è neanche 20 secondi, 15 secondi. Quindi sentirete aia e poi vi passa. Vi fanno questa anestesia per addormentare il pene e dopodiché vi fanno addormentare. Quindi l'operazione, tutto quanto, tutta quanta la procedura è al risveglio, voi non sentirete più dolore. Finita l'operazione, ritornerete a letto, vi faranno il bendaggio, vi diranno di far pipì. Io non sapevo come era fatto il mio pene, quindi non volevo far pipì, avevo cagarella, avevo detto no, non voglio vedere il mio pipo, dottoressa. E il bello è arrivata una dottoressa strabella, bionda, proprio la dea perfetta, e mi fa: posso vedere? Non potevi andare da Checco Bomba all'africano, no. O da quello lì, quello, il ninja che ha i capelli tutti rosa. No, hai scelto proprio me. Prego, prego. Arriva, me lo scopre, lo guardiamo insieme. Vedo un toro così, tutto bendato. Faccio: minchia, se è veramente così l'operazione, ne faccio altre 5-6 perché avevo un pene gigantesco. E lei mi fa: no, bello, bello, nice cock. E io tutto contento, ho fatto: wow, che bello, era tanto tempo che non ricevevo complimenti al pene. Durante l'erezione sentirete un po' di fastidio. Il segreto, un piccolo segreto che voglio darvi: vi si arrizza il pene. Quando vi si arrizza il pene, importante, alzatevi e andate a pisciare. La pipì rende il pene molle. Ho scoperto questa cosa qui, quindi se vi si arrizza il pene, andate a pisciare e ritornate a letto. Quindi fate questa procedura. Se non vi scappa da pisciare, c'è un problem. Poi arriva il momento della medicazione. Il momento della medicazione è il momento dove potrete sentire un po' di dolore. Perché arrivate lì e il dottore vi deve sbendare tutto quanto il pene. Quindi ci sarà un po' di fastidio perché mi andate a toccare i punti. Farete aia, aia, aia. Io almeno ho sentito un po' di dolore. Ma non spaventatevi, ragazzi, perché è veramente una questione di 20 minuti. Quindi sentirete un po' di dolore, poi passa tutto. E vedrete il vostro pene. Vedrete finalmente il vostro pene senza le bende. E il pene senza le bende incominciate a dire: però è un pene bello. È veramente un bel cazzo il mio. Adesso, come adesso, lo guardo fiero e dico: ho veramente un bel cazzo. Tranne che ci sono ancora i punti, ma i punti cadranno. I punti non li dovrete togliere. Questa è una piccola ansia che vi voglio togliere. I punti non li dovrete togliere. Cadranno da soli, quindi non sentirete dolore. Io, probabilmente, dopo 15 giorni, dopo 10-15 giorni di rotture di palle, sto bene. Non mi fa più male, non mi dà più fastidio, nulla. Perché dolore non lo sentite, dà più fastidio. Io sono uno che si masturbava una volta al giorno. Mi dici: non puoi masturbarti per 30 giorni? Porca puttana, mi ammazzi. Mi ammazzi perché 30 giorni sono tantissimi. Quindi ero proprio scazzato. Considerate che io non posso aprire Instagram, non potevo aprire TikTok. Non posso aprire Instagram, non posso aprire TikTok. Perché come apro un social mi trovo un culo. Mi trovo un cazzo di culo. E quindi dico: vaffanculo, che cazzo faccio adesso? Esci, è estate, mi sono operato d'estate, ti trovi solo culi, quindi dici: non puoi, non puoi, non puoi, non puoi, ti dà fastidio, ti dà fastidio. Però per un mese risolvi il problema di tutta una vita. Quindi io consiglio ancora una volta di fare questa operazione. Tornassi indietro, la rifarei? Assolutamente sì, assolutamente. Il pene adesso è totalmente aperto, quindi sto libero. Lo sfregamento dà un po' fastidio, ma si sopporta benissimo. Perché adesso, per chi non lo sa, dice: minchia, sfrega sulle mutande, fa un fastidio cane. Ma quando non ce l'hai, dopo 4 giorni, ti ci abitui. E qui vi voglio dare anche qualche consiglio. Allora, questo consiglio è un po' cringe, però, ragazzi, voglio farlo per il bene vostro. Voglio essere proprio il pilastro della circoncisione italiana e voglio darvi questo piccolo consiglio. Mutande, boxer, consiglio dei boxer. Quando vi andate a mettere le bende appena scoperto, dovete fare... Questo consiglio me l'ha dato un iscritto, quindi grazie mille, perché questo consiglio è d'oro. La garza, prendete la garza larga così più o meno e fate sotto le palle, dalle palle tra pene e pisello, quindi così, e poi ancora su. Quindi dovrà fare tipo un 3, un 3. Palle, pene e pisello e in su. E poi le mutande. Mutande, boxer, le mettete tra la fessura delle chiappe. Questa cosa è un po' cringe. Magari in casa fatelo. Però il pacco, il vostro pene, sarà attillato. Sarà tutto un attillo, quindi non andrà a sfregare tra le mutande. E questa cosa qui mi ha funzionato un casino. Quindi se avete problemi di fimosi, eccetera, la circoncisione ve la super super consiglio. E magari farò una seconda parte dove vi dirò che avrò vinto la nonna a novembre, perché non mi sarò masturbato per 30 giorni.
E vi dirò come sarà farlo poi, se volete vi farò, o comunque seguitemi su Instagram. E comunque spero che i nuovi che hanno visto questo video si siano iscritti al canale, così che almeno arriviamo a 20.000. E spero che vi sia stato simpatico. E non credo di aver perso dei punti, cioè non nel bene, dei punti nel discorso. Spero che il video vi sia piaciuto, ragazzi. Come sempre, vi invito a lasciare un bel pollice in su, un commento, e se non avete fatto ancora iscrivetevi al canale. E noi ci vediamo al prossimo video. Un saluto a voi. Bella, circoncidetevi, che fa bene, circoncidetevi.